Sono molto molto felice perché finalmente mi è arrivato lo Bonici Techo. Ah, finalmente posso fare questo unboxing. Allora, intanto salve a tutti e mi scuso, è il mio primo video unboxing dopo non so quanti anni. Non sono molto brava a parlare e oggi sto superando la mia proverbiale timidezza proprio per l'eccitazione di aver ricevuto lo Bonici Techo. Aspettavo questo pacco da giorni, finalmente lo apro qui insieme a voi. Facciamo anche una piccola recensione per vedere com'è, perché ho visto talmente tanti video su questo qui, non me ne sono innamorata. Vediamo un po'. Mi dispiace che mi hanno rovinato praticamente tutta la scatola, perché la scatola dello Bonici è molto bella. Non vedevo l'ora di averne una, specie così compatta, però attaccandoci sopra gli adesivi un po' l'ho dovuti togliere per non far vedere l'indirizzo, se no appare brutto, no? Qui c'è, ah, vediamo un po', una bella citazione. Loro le mettono sempre sulle scatole. Questo penso che è l'unica parte che si potrà salvare. Dunque, vediamo un po'. Allora, parliamo un po' dello Bonici. È un brand giapponese che io ho scoperto praticamente da poco. Un brand che vende planner e anche altri oggetti di cancelleria. Il problema è che si trova in Giappone. lì è molto rinomato come brand, anche per la qualità, dei suoi prodotti. E il problema, come dicevo, è che si trova in Giappone, quindi ho dovuto pagare un bel po' di spedizione e oltretutto anche la dogana. Ma vabbè, ne è valsa la pena secondo me, perché allora io in genere non compro da siti che non sono quelli che conosco. Però quando sono entrata sul sito dello Bonici ho trovato una grandissima trasparenza, e che mi ha ispirato molta fiducia a comprare da quel sito pur non conoscendolo. Il sito non è solo in giapponese, è fatto molto bene in modo che si possa accedere a una parte che ti consente di leggere in lingua inglese quello che c'è scritto. Oltretutto i prezzi vengono anche convertiti in euro per farti vedere effettivamente quanto spendi. E il bello di questo sito è che io praticamente, cioè, prima di comprare leggi queste avvertenze, insomma, su queste avvertenze c'è scritto: allora, tu potresti trovare questo piccolo difetto in questo piccolo, cioè ogni minimo dettaglio, cioè come se tu non è un acquisto al buio, perché tu sai quale minimo difetto potresti trovare, quale minima cosa, adesso non mi vengono in mente esempi da fare, quale minima cosa, insomma, potresti trovare che magari non combacia con l'immagine, no? E poi, cosa ancora più importante, quando vai a vedere la spesa effettiva, no? Ti dice esattamente tutto quello che paghi. Allora, guarda, spenderai questo di spedizione, quest'altro per quest'altra cosa, eh? E quindi tu c'hai tutto chiaro fin dall'inizio. Ma proprio il sito è completamente trasparente sotto ogni punto di vista. È veramente ispira fiducia. E quindi io mi sono lasciata convincere e ho comprato. E vediamo a questo punto. Oh, cosa abbiamo qui? Che bello. Allora, adesso vediamo tutto quanto. Anche la pennina magica, carina. Vediamo un po'. Tagliamo la scatola. Allora, cosa ho comprato? Ho comprato, cerco di mettere un po' meglio, ecco qua l'inquadratura. Allora, cos'è? Oh, che bello il colore. Sì, è ancora più bello di come l'avevo visto in foto, effettivamente. Ah, questo è un piccolo planner. Allora, io ho scelto, ci sono in vari formati disponibili, ho scelto il day free, che è quello senza i giorni della settimana, perché io lo uso come taccuino per la mia attività scrittrice. Oh mio Dio, quanto è bello! La carta è in un formato molto pregiato, vogliamo dire così, non vorrei usare un termine. Oddio, che bello! Si chiama Tomo River, non, una pessima pronuncia, perdonatemi. Ed è una carta che è molto sottile, oddio che bella, molto sottile, però al tempo stesso anche resistente, quindi dovrebbe prevenire l'effetto ghosting. Poi certo, ovviamente a seconda delle penne potrebbe cambiare qualcosa. E quindi questo è la cover, che ha molte tasche, poi non ha gli anelli. Senza anelli è molto più pratico, no? Qui si inserisce, adesso poi apro e vi faccio vedere, si inserisce il taccuino qui dentro, ed è più pratico, insomma, non si rovina, è più pratico da portare. Cerchiamo di aprire. Poi la particolarità è che puoi proteggerlo, oddio che bello, puoi proteggerlo ulteriormente con la cover on cover, che è praticamente un'ulteriore cover protettiva. Allora, questo è, torniamo al taccuino, questo è un formato A6, questo che ho preso io, ma c'è anche l'A5. E poi ci sono anche altri tipi di planner a seconda delle esigenze.
A 6 che cosa significa? Che anche se dovesse finire questo e magari non abbiamo possibilità di comprarne un altro, ma più difficile trovare la cover, perlomeno insomma è più difficile la scelta di colori. Comunque possiamo sostituirlo insomma con un altro taccuino a 6, quindi non è che sono andata a fare una spesa che comunque dovrò ripetere a breve, anche perché ripeto, dal Giappone la spedizione è un po' costosetta, ecco. Diciamo così, poi dopo alla fine vi dico tutto quello che ho pagato io, insomma. E vediamo questo taccuino. Qui abbiamo una visione. Non so se la luce non è più buonissima a quest'ora. Qui abbiamo una visione completa del 2021, che è l'anno in corso, poi dell'anno precedente e dell'anno successivo. Questo è in giapponese perché purtroppo il day free, vero, non vi ho detto che questi taccuini si trovano, così come il sito è anche in lingua inglese, questi taccuini si trovano. C'è anche una versione in lingua inglese, però non di questo, insomma, perlomeno non l'ho trovato di questo. Anche se il taccuino è in giapponese, i mesi li vediamo scritti anche in inglese, quindi ci possiamo benissimo ritrovarci. Poi, cosa molto curiosa che ho scoperto da vari tutorial, è che qui giri il taccuino, puoi inserire una specie di tracklist di cose di cui vuoi tenere traccia, le scrivi qua e poi te le segni tramite dei simboli, così. È molto minimal, insomma, come design e anche pratico. Io uso in genere il bullet journal, ma non disdegno neanche questi prodotti qua. E poi qui, come dicevamo, qui è senza giorni, invece c'è la versione che è giornaliera, insomma, è anche più carina in un certo senso perché qui ha anche i checkbox per le cose da fare. Però, ripeto, adesso, a parte che siamo a gennaio inoltrato, ma poi io lo devo usare semplicemente per segnarmi e portarmi dietro le mie idee per la scrittura e quindi non avevo particolare esigenza dei giorni. Qui sotto cosa abbiamo? Ci sono citazioni giapponesi. Sono in giapponese, direte voi come facciamo a leggerle? Nessun problema. Perché io, sì, l'ho scoperto recentemente, avrei dovuto saperlo già da molto. Scaricando l'applicazione di Google Traduttore è possibile scannerizzare la pagina. Io adesso non posso farvelo vedere perché sto registrando con il cellulare. Però, insomma, scannerizzando la pagina con la fotocamera è possibile leggere quello che c'è scritto. Beh, certo, ovviamente la traduzione è quel che è, però almeno un minimo sappiamo da chi, almeno di chi è la citazione, insomma, possiamo andarcela a cercare meglio. Poi un'altra cosa carina è questa volpe qua. Io non ho la versione con i giorni, vi farei vedere le differenze. Nella versione giornaliera qui ci sarebbe un calendario. Invece qui c'è una piccola volpe che vediamo come se funziona, eh. Il disegno si muove praticamente se sfogli così, è bellissimo. Aspetta, cerco di mettere a fuoco così magari si vede meglio. È bellissimo, anche questa è una cosa carina. Oh, poi qui abbiamo una linea, vedete com'è sottile questa linea? Perché è comunque un divisorio per le pagine, però non dà fastidio perché è talmente sottile questa riga che può anche essere ignorata e possiamo continuare a scrivere nel taccuino senza dividerlo tranquillamente. Però volendo, insomma, c'è la possibilità di dividere il foglio ed è molto comodo perché io i miei punti potrebbero riguardare argomenti diversi e quindi potrei avere esigenza di dividerli in più di una sezione. Notare che le immagini, anche se sono in movimento, cioè prevedono, insomma, un movimento, prese singolarmente comunque hanno un loro senso e sono molto simpatiche. Quindi è bella anche questa idea. Poi andiamo alla fine del taccuino, perché tanto qui è tutto così. Oh, qui abbiamo. Oh, questo penso sia qualcosa per prendere le misure. Purtroppo non sono molto molto esperta, io ho iniziato a affacciarmi da poco al journaling. Quindi chiedo venia se magari non so spiegare tutto perfettamente. Ah, questo qui può essere molto utile per, ad esempio, per la scuola. Per segnare l'orario scolastico oppure di lavoro, cose del genere. Molto molto utile, bello. Poi è un piacere sfogliare questa carta perché vi farei sentire proprio com'è leggera al tatto, però allo stesso tempo ti dà quella sensazione di resistenza. Adesso non mi ricordo qual era la grammatura effettiva, però vi assicuro che è molto sottile e quindi rende il taccuino. Ed è l'ideale, insomma, per chi fa i lavori di art journaling o scrapbooking. Che visto poi diventano dei tomi così i quaderni, invece così bene o male non occupa chissà quanto spazio. Poi ripeto, ci sarebbero molte altre cose da dire sulle altre versioni di questi taccuini, però io avendo solamente questa in questo momento sotto mano posso parlarvi solamente del day free.
Qui possiamo tenere traccia dei nostri preferiti, poi una lista delle tue 100 cose, che puoi metterci, che ne so, le mie 100 cose preferite, le 100 cose che odio, una qualsiasi lista, è bellissimo. Qui altre spiegazioni che possiamo sempre tradurre. Qui vedo una maschera kabuki, mi interessa. Dopo con il Google Traduttore cerco un po' di capire cosa dice. Mi dispiace per la qualità del video, ma purtroppo non sono una videomaker professionista, non ho altre attrezzature al di fuori di un iPhone. Purtroppo la luce in camera mia è quella che è. Altre cosine da leggere, bene, bene, mi interessa. Poi dopo cercherò di dare un'occhiata. Cercherò di capire anche cosa sono queste, poi magari ve lo farò sapere. Qui penso che sia un convertitore di misure, credo. Penso una cosa del genere. Qui un'altra lista di regali. Ok, indirizzi e note personali. Qui ci possiamo mettere i nostri dati personali, insomma, in caso il taccuino venisse sbarrito. In omaggio ti danno anche questa bella penna. Che ne ho altre di penne multicolore. Se non me l'avessero data in omaggio, non l'avrei presa. Però è carina. Me l'aspettavo un po' più piccola, sinceramente. Ma va bene. Ecco qua. È una, penso, normale penna sfera? Non proprio, forse. Non mi va di fare un pen test qui adesso. Però vedi, c'ha il colore blu, nero e rosso. È molto pratica da portare nello bonici e poi vi spiego anche perché. Adesso proviamo a inserire il taccuino nella cover e poi inseriamo la cover on cover, che come dicevo prima è un'ulteriore protezione. Allora, bisogna prendere le pagine, non si dice allora tutte queste volte, Greta. Qui vedi, c'è una tasca. E si inserisce qua molto comodamente. Ah, bellissimi anche i segnapagina. Anche questi sembrano in pelle o in cuoio. Un triangolo e un rettangolo per distinguerli. Insomma, sono due, fanno sempre molto molto comodo. Mettiamo senza rovinare niente, ma penso che sia un po' difficile. Inseriamolo qua. Ok, ci siamo. Ed eccolo qua. Visto com'è pratico, poi le dimensioni a sé lo rendono anche molto facile da portare, da trasportare. E questo è come si presenta il taccuino senza cover on cover. E poi, cosa che vi volevo dire da prima, questi pen loop servono a tenere chiuso il taccuino inserendoci la penna dentro, praticamente così. Allora, notare che c'è un'apposita cover per il day free, però non l'ho comprata perché ero molto più attratta da questa. Però ce n'è una che è più piccola, si adatta di più forse alle proporzioni di questo planner. Però si può usare anche questa, insomma. Ed è molto bella anche al tatto qua. Proviamo a inserire la cover on cover. Cover on cover, sentite che è English, perfetto. Allora, apriamola. Mi ricordo da quello che so, nelle edizioni precedenti la davano in omaggio. Se lo prendevi trasparente, insomma. Perché ce ne sono anche sul sito, ce ne sono anche con altre fantasie, eh. Quella trasparente costava meno perché, ripeto, c'ho un po' il braccino corto. Quindi io ho preso questa. Si inserisce qua, così. E un'altra cosa bella di questa cover on cover, la cosa che mi ha attratto di più praticamente della cover on cover, è che, vedete, essendo così trasparente, è anche facilmente personalizzabile. Voglio dire, allora vi spiego appena ho finito di sistemarlo. Guardate quante tasche, per me è praticissimo, per me che poi mi porto sempre dietro un sacco di cose, un sacco di appunti e cose così, è veramente il paradiso questo taccuino. E non ce n'erano di simili da nessun'altra parte, insomma, che io abbia visto. Quindi per forza sono andata a comprarlo dall'Obonici. Guardate che bello, bellissimo. E qui praticamente è personalizzabile, no? Perché si può inserire qualcosa qua dentro, si attacca come magari con un po' di washi tape. Una figura, un adesivo, un pezzo, un cartoncino che ci piace, e questo lo rende altamente personalizzabile. In più, qui c'è un'ulteriore tasca che è anche un po' complicata da aprire, da quello che sento, quindi è molto sicura. È pieno di tasche e per me, che sono una che si porta dietro di tutto, è veramente il paradiso.
Ed eccolo qua, con tutte le nostre tasche, questo per mettere tessere, carte di credito, qualunque cosa vogliamo, adesivi, a seconda di quelle che sono le nostre esigenze. Sono veramente, veramente contenta, lo aspettavo tantissimo, non immaginate quanto. Parliamo invece dei prezzi. Quando compri la cover, ti chiedono quale planner vuoi prendere insieme. Allora, puoi scegliere di comprarla da sola, e da sola, se non sbaglio, si aggira intorno ai 15 euro la cover. Quindi penso che sia un prezzo abbastanza normale, insomma. Ti fanno scegliere quale taccuino prenderci insieme. Questo, come ho detto prima, era quello un po' meno costoso e utile, insomma, alle mie necessità. E quindi ho scelto questo. E in tutto credo di aver pagato intorno, cioè, cover più taccuino intorno ai 24 euro e qualcosa, non vorrei dire una scemenza. E penso che come prezzo, considerando anche la marca, ci sta. Insomma, ci sta. Più la cover on cover l'ho pagata un euro e qualcosa, una cosa del genere, insomma. Potevo anche scegliere di prendere lo stencil apposito, altri accessori. Però io in questo momento mi sono limitata a questo, anche perché andando a vedere le spese di spedizione, la spedizione che era tipo 500 yen, più però un'ulteriore spesa di spedizione all'estero, penso che era di circa 22 euro. 22 euro di spedizione, insomma, sono parecchi. In tutto quindi ho pagato 6600 yen, ovvero 54 euro e qualcosa. Però il problema è che dopo è arrivata anche la dogana. La dogana è sempre un po' una sorpresa. Per carità, allora, il servizio è efficientissimo, perché io praticamente ho saputo dove era il mio pacco in qualunque momento. Loro mi hanno avvisato di qualsiasi possibile ritardo, dove era, dove non era, in quale aereo, no, quale aereo non si trova, non l'hanno detto loro, però vabbè. È stato spedito con FedEx. Io ogni giorno, insomma, ho ricevuto notifiche di dove era il mio pacco, che cosa gli stavano facendo. E oltretutto, poi a un certo punto la FedEx mi ha mandato un messaggio, questo tipo ieri, un messaggio con scritto: guarda, dovrai pagare 24 euro e 15, sì, di dogana. E quindi io lì per lì avevo un po' paura all'inizio, perché non sapendo quanto devo pagare di dogana, dico, magari mi chiedono una cifra che io in questo momento magari non ho disponibile in contante, dico, come cavolo faccio? E invece no, mi hanno mandato il messaggio e così ho risolto il problema. Contando tutto quanto, tra spedizione, dogana e tutto, penso di essermi aggirata intorno agli 80 euro, non sono bravissima con i calcoli. Quindi è una spesa grossa, è una spesa che io ho voluto fare, ma perché più che altro mi sono innamorata di questo taccuino. L'ho trovato anche sì su Amazon giapponese, però alla fine la spedizione era sempre quella, quindi dico, vabbè, a sto punto la prendo dal sito ufficiale, così magari mi danno anche qualcosa in più, come la cover e la penna in omaggio. Detto ciò, concludo questa recensione unboxing. Mi dispiace tanto, perché avrei voluto dire molto di più, avrei voluto parlare meglio, avrei potuto spiegare più dettagliatamente, più professional. Invece no, io a parlare sono una frana, scrivo meglio di come parlo. Grazie a tutti per avermi seguito, e so che molti skipperete questa parte, ma devo dirvelo lo stesso. Magari, e se vi è piaciuto il mio video, mettetemi un mi piace, se non vi è piaciuto mettetevi il non mi piace, se avete qualcosa da chiedermi scrivete in un commento, iscrivetevi al canale se vi va, detto così proprio sono molto credibile, va bene, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per le notifiche, lo dicono tutti e quindi lo dico, sognavo di poterlo dire anch'io, l'ho detto, grazie per la pazienza e alla prossima, la prossima volta porterò dei video un po' più decenti, spero.